Quando sono stata invitata qui, anzi, a raccontare la mia esperienza, io chiaramente a raccontare la mia esperienza come uno degli esempi di successo delle donne, ho accettato con piacere, ma devo confessare che dentro di me pensavo, hanno preso una cantonata a invitare me, perché dopo aver perso le elezioni comunali a Lampedusa, quelle che si sono svolte nel giugno 2017, alle quali ho partecipato perché avrei voluto continuare quello che, qualunque sia stato l'esito elettorale, io continuo a ritenere e a difendere come un grandissimo lavoro. Da quel momento la mia è diventata una storia di fallimento politico e personale, e non è una battuta, lo dico seriamente. Lo slogan della mia campagna elettorale, quella finita male, dalla quale sono uscita non sconfitta ma pesantemente sconfitta, arrivando terza, era per non tornare indietro. E invece i miei concittadini hanno deciso di tornare indietro. E su tutti i fronti, su tutto quello che era stato il tratto caratterizzante della mia amministrazione, che non era soltanto quello, per gli aspetti forse più noti all'opinione pubblica nazionale, quelli relativi a come accogliere, a come combattere l'emergenza, la finta emergenza immigrazione, perché questo Lampedusa rappresenta e di questo vi voglio parlare oggi, ma su tutti gli altri fronti che sono stati quelli ambientali, delle politiche sociali, della sostenibilità, della riconversione del turismo, della legalità, della lotta all'abusivismo edilizio, dell'insularità come valore. E quindi io so che adesso voi vi state chiedendo: allora perché sei venuta qua? Per quale ragione sei venuta a raccontarci che cosa? Sono venuta a raccontarvi la mia esperienza perché ritengo che sia un'esperienza, nonostante tutte le peculiarità legate al particolare contesto geografico e socioambientale, può sicuramente essere un'esperienza utile sul piano empirico per le questioni che qui state affrontando e state studiando. E può dimostrare alcune cose nel bene e nel male. Dal mio personalissimo punto di vista, io sono qui perché sono convinta che valeva la pena impegnarsi fino in fondo, a qualunque costo. E quello che cercherò di raccontare è che nei territori, e soprattutto nei piccoli territori, dove spesso ci sentiamo appunto piccoli e quindi, vabbè, le cose che sembrano più grandi di noi, troppo lontane, ci spingono a una sorta di disimpegno, invece soprattutto nei piccoli territori, secondo me, valeva e vale la pena, perché c'è un mondo di cose importanti da fare, anche se non sei donna, a maggior ragione se sei donna. E in verità, quando ho risposto positivamente alla sollecitazione a candidarmi a sindaco la prima volta quando vinsi, a candidarmi a sindaco di Lampedusa, carica che ho ricoperto per 5 anni come il più grande onore della mia vita, sapevo già che la questione di genere non sarebbe stata irrilevante, lo sapevo già perché lo avevo scoperto e sperimentato nel lavoro come direttrice della riserva naturale di Lampedusa, in generale nelle battaglie di difesa dell'ambiente e dei diritti umani che comunque conducevo già. Ma ero e resto convinta che le cose che fai, i valori che incarni, quelli che fanno la differenza, che fanno la vera differenza. Sapevo soprattutto che essere lì al centro del Mediterraneo, in questo preciso momento storico, avrebbe esposto me e tutti i miei compagni di straordinarie donne e uomini che mi hanno accompagnato in questo percorso. Saremmo stati esposti a esperienze durissime e responsabilità più grandi di quelle locali. Sapevo e so che salvare la vita e accogliere, se la geografia ti ha messo lì, in quel posto preciso, al centro di una epocale rotta migratoria, epocale perché è al centro tra il sud povero e il nord ricco del mondo, salvare la vita e accogliere è un gesto
non solo necessario, ma normale da compiere. Una delle domande che mi viene rivolta spesso, viene continuamente rivolta, è che cos'è che rende accogliente Lampedusani? Dico immediatamente che questa è l'unica domanda a cui cercherò di rispondere adesso. Ecco, vado avanti così. Lampedusa, insieme a Linosa e a Lampione, appartiene all'arcipelago delle Pelagie, che è un tesoro di ricchezze naturali, di bellezze straordinarie, tant'è che appunto diversi strumenti di conservazione della natura sono presenti: due riserve naturali terrestri, la Rimena protetta, sito di importanza comunitaria, zona di protezione speciale. Lampedusa è estesa 20 km quadrati, abitata soltanto da poco meno di 6.000 abitanti che vivono di pesca e turismo, situata, ripeto, al centro del Mediterraneo, quasi a metà tra i continenti, ma è più vicina all'Africa che all'Europa. Geologicamente però siamo Africa, apparteniamo alla piattaforma continentale africana e sono di impronta nordafricana tutte le specie animali e vegetali presenti. La sua storia naturale, ma anche le tracce dell'antica presenza umana dimostrano che sempre Lampedusa, come tutte le isole, ha avuto questo ruolo di zattera, no? Di approdo, sia per gli animali che per gli uomini. Guardate, non c'è tanta differenza. Le migrazioni attuali sono migrazioni forzate, ma anche gli animali non vanno a spasso per gita. Vanno, si spostano e compiono lunghissimi tragitti per la sopravvivenza. Quindi siamo lì. Da queste isole passano delfini, balene, tutti gli anni viene la tartaruga a deporre le uova. Sono, ripeto, nella storia quello che per la natura, sono per gli animali, sono tappe di rotte migratorie. Come si ferma però? Vorrei andare avanti io. Come faccio? Ho toccato qualcosa? È questo? Quando non posso controllare una cosa? Sì. Sì, no, io sto facendo le prove. Quindi Lampedusa è un'isola a forma di miracolo, una bellissima definizione che amo tantissimo di Henri De Luca, che spiega in poesia quello che ho appena detto, va avanti da solo comunque. Cioè, non sono stata io. Se ci vuole un aiuto maschile. Forse non l'ho programmata io così, cioè, forse posso farlo pure io, cioè, però come? No, ma per me c'è un'animazione nel file. Sì. La diapositiva sì. Avanti da sé. No. Non ci ho messo l'animazione. Si stanno ristabilendo le quote al tavolo della... Adesso sappiamo che le quote rosa sono quelle del grande Gatsby. E quindi stiamo ristabilendo le quote rosa come quelle del grande Gatsby.
Avevo già in mente di proporre a Performat il taglier rosa di DiCaprio ai nostri colleghi. Vado tranquilla. Sì. Vabbè, quelle le avete già viste, quindi le sappiamo. Dicevo, Lampedusa quindi non è diventata improvvisamente l'epicentro di quella che è la più grande tragedia del nostro tempo, le migrazioni forzate nel Mediterraneo. Lo è sempre stata, lo è stata per 20 anni, solo che per 20 anni nessuno lo sapeva, nessuno ne parlava se non incidentalmente. Tutti coloro che hanno attraversato il mare negli ultimi 20 anni sono stati salvati a Lampedusa. Si stimano 300.000 persone passate tutte da Lampedusa fino al 2013, perché poi con l'operazione Mare Nostrum nel 2014 le persone salvate vengono condotte in piccola parte ancora a Lampedusa, ma nella grande parte direttamente nei porti della Sicilia, anche della Sardegna, qualche volta anche in qualche porto della Puglia. Quindi così che si è rotta la solitudine di Lampedusa, con Mare Nostrum che ha cominciato a fare sbarcare le persone salvate, i naufraghi, anche negli altri porti. È così che anche gli altri hanno guardato in faccia le persone e non più i numeri. Hanno visto i vivi, hanno visto i morti, hanno visto le donne incinte, i bambini. Hanno visto arrivare scalzi, feriti, in ipotermia, moribondi per il freddo, per il caldo, con i segni di torture, di violenze di ogni tipo, non solo fisiche, anche psicologiche. Hanno imparato a conoscere il dramma, e questa è una delle prime risposte che do alla domanda che ci siamo posti all'inizio: che cos'è che rende accoglienti le isole di Lampedusa? Ciò che ha reso quindi speciale la mia isola non è la geografia, è proprio l'esperienza diretta del dolore, della morte ingiusta, delle ragioni di questi viaggi, delle storie apprese così incredibili da rimanere attoniti. Dicevo, sono circa 300.000 le persone che a cui Lampedusa ha salvato la vita in questi anni, e quando penso a loro io penso a 300.000 nuovi lampedusani che stanno contribuendo a pagare le nostre pensioni, a contribuire allo sviluppo dell'Occidente, dell'Europa, perché fino alla istituzione degli hotspot nel 2015, ora poi farò una piccola riflessione su questo, l'Italia si sbarazzava delle persone che venivano salvate a Lampedusa facendole fuggire, semplicemente mettendole fuori dopo i canonici giorni di detenzione nei centri di accoglienza, quelli previsti dalla Bossi-Fini, che come sapete è la legge che regola l'accoglienza nel nostro paese, e sia richiedenti asilo, anche poi espulsi dagli SPRAR, dal sistema di accoglienza, quello che dovrebbe invece essere rafforzato e che dovrebbe servire all'inclusione. A volte vengono espulsi senza nemmeno una casa, un lavoro, insieme ai respinti, che sono quelli a cui non viene riconosciuta nessuna forma di protezione umanitaria, quelli che vengono etichettati migranti economici e si ritrovano fuori. Fino a settembre 2015 potevano varcare i confini, nella maggioranza dei casi riuscivano a raggiungere parenti, amici, situazioni già consolidate, comunità, no? Comunità di eritrei, di siriani, eccetera, si inserivano. Oggi vengono respinti ci sono questi confini interni all'Europa che si sono aggiunti ai confini esterni, Calais, Ventimiglia, dove questa disperazione umana viene abbandonata a se stessa. Questi dati che mostrano il numero delle persone sbarcate, le ho messe non tanto per farvi
rilevare quanto siano diminuiti gli sbarchi. Sì, nel 2017 sono diminuiti, sappiamo perché, perché c'è stato un accordo con la Libia che ha legittimato la Libia, pur essendo un paese che non ha mai firmato la Convenzione Universale dei Diritti dell'Uomo, ha legittimato la Libia a, tra virgolette, partecipare ai soccorsi. In realtà le motovedette libiche intervengono a volte anche sparando contro i mezzi, come è successo proprio ieri, l'altro ieri, contro i mezzi i mezzi della Guardia Costiera, ma più spesso contro i mezzi delle ONG, per riprenderseli a bordo, riportarli indietro e continuare a trattenerli nei campi profughi della Libia, che non sono esattamente come quelli che ho visitato io di recente in Uganda. I campi profughi dell'Uganda, che sono dichiarati dalla comunità internazionale come un modello, il migliore in questo momento esistente nel mondo. Pensate, uno dei paesi più poveri del mondo, sono dei lager. Lo mostro perché poi vi farò vedere un'altra diapositiva, quella qui viene mostrato soltanto che Lampedusa adesso è al quinto posto, no? Mentre è stato fino al 2013 l'unico luogo di sbarco, e poi si è aperta, diciamo, un contesto di solidarietà, adesso è al quinto posto in graduatoria per gli sbarchi, eppure adesso Lampedusa è ritornata all'onore delle cronache, perché sembrerebbe che un centinaio di tunisini presenti a Lampedusa, cioè, nei miei 5 anni di sindaco, si dovevano gestire a volte 1.500-1.600 persone presenti nel centro di accoglienza di Lampedusa, che ne può contenere 400. E pare che adesso sia riesplosa l'emergenza. E c'è una spiegazione per questo, e spero che potrò trasmettervela questa spiegazione. Qui in questa diapositiva si mostra il fallimento del piano di ricollocamento europeo, che è al centro della solitudine in questo momento, è la causa della solitudine in questo momento dell'Italia e della Grecia, che sono i due paesi maggiormente esposti in questa fase della storia. E che avrebbe il piano Juncker, che avrebbe dovuto ricollocare, quindi distribuire secondo criteri di equità, sulla base di parametri legati all'estensione del territorio, il PIL, la popolazione, in base a quote, avrebbe dovuto distribuire 160.000 persone in 2 anni, entro i primi del 2017. A ottobre 2017 ne sono state ricollocate dall'Italia soltanto poco più di 9.000. Immaginatevi quanto sia grande il fallimento di questo piano, e quindi della risposta solidale che l'Europa dovrebbe dare in questo momento nell'accoglienza. E questa diapositiva è quella che ritengo una delle più drammatiche, ce n'è una ancora più drammatica che racconta le cifre della morte, ma questa è drammatica perché dimostra quanto stia crescendo il numero dei minori, dei bambini, dei minori non accompagnati che arrivano sulle nostre coste, e in un momento in cui dobbiamo mostrare i muscoli, in cui i governi sono impegnati a, appunto, a sbandierare i risultati, quanto diminuiscono gli sbarchi, quanti riusciamo a rimpatriarli, piuttosto che a investire in un'accoglienza pianificata, soprattutto per i più fragili, e sono quelli che comunque rimarranno da noi, perché i minori, da qualunque paese provengono, lo sappiamo tutti, non sono rimpatriabili e non sono neppure ricollocabili, cioè i minori restano in dote al paese che li riceve. Dobbiamo fare un passo indietro per
completare il racconto su Lampedusa, ed è il 2011, prima della mia elezione. In quegli anni Lampedusa era l'icona dell'invasione, conosciuta come la porta dell'inferno, la Guantanamo del Mediterraneo, proprio grazie a questa operazione assolutamente orchestrata che fu compiuta nel 2011. Se voi andate su YouTube ancora trovate tantissimo materiale di video e di materiale che documenta la tristezza di questa pagina di storia. Che cosa successe nel 2011? Arrivarono in tutto quell'anno 65.000 persone, raggiungendo il culmine, perché Lampedusa ne aveva accolte massimo 38.000 nel 2008, poi ne ha accolte in media 20.000 l'anno, no? Lungo tutta la storia. Nel 2011 ci fu la cosiddetta primavera araba e soprattutto dalla Tunisia cominciarono a fuggire in massa. Gli sbarchi si susseguivano durante il giorno e la notte incessantemente. Tra febbraio e maggio arrivarono a essere 25.000 le persone, i ragazzi tunisini sbarcati a Lampedusa, che il governo decise di lasciare tutti a Lampedusa, per la logica di volerli rimpatriare direttamente da Lampedusa, cosa che era impossibile perché i rimpatri collettivi sono vietati, il rimpatrio è una procedura individuale e ci vuole un accordo col paese di origine e ci vogliono risorse e tempo. Non si possono rimpatriare decine di migliaia di persone in breve tempo, sicché in un'isola di 6.000 abitanti si concentrarono un numero di persone superiore ai residenti, lasciati per strada, perdonatemi se sono se insisto con queste foto, ma questo ragazzo sta svuotando i sacchi dei rifiuti per prendere il sacco nero e potersi coprire e ripararsi durante la notte dalla pioggia e dal freddo. Questi erano i locali pubblici che erano un tappeto di carne umana, quegli involucri per terra sono le persone, ed erano un tappeto di carne umana di notte e di giorno, perché di giorno quelli che erano fuori cercavano di ripararsi dentro. Questi teloni li distribuivamo noi per aiutarli, ma era una quantità di persone, non si poteva mai trovare riparo per tutti. Dormivano nei semiassi dei camion, sotto qualunque cosa potessero ripararsi dall'umidità, dalla pioggia. Questa pagina di storia lampedusana è importante da ricordare oggi per due cose: per dimostrare come poi successivamente noi siamo stati in grado, nei miei 5 anni di sindacatura, di sconfiggere questa logica emergenziale, che è l'unica responsabile del dilagare, dell'intolleranza, della paura, dell'insicurezza, del degrado. Perché se si fosse agito come sempre si era fatto, come poi si riprese a fare con me sindaco, cioè utilizzare Lampedusa per quello che è luogo di primo soccorso e di primissima accoglienza, e man mano trasferire le persone che diventavano in grado di affrontare e di continuare il viaggio, e quindi lasciare posto libero nel centro a quelli che continuavano ad arrivare, e nei luoghi di primo arrivo è così che si deve fare, altrimenti non, dato che i viaggi non li decide lo Stato, dato che abbiamo deciso di non governare questo processo e questo fenomeno, i viaggi li decidono i criminali che gestiscono la tratta di esseri umani, e quindi sono arrivi improvvisi, i numeri indeterminati e indeterminabili. La cosa che bisogna fare è svuotare continuamente l'isola. Di contro,
per organizzare quella che io ho definito la perfetta invasione, che in quel momento storico serviva perché c'erano le elezioni regionali in Lombardia, nella Padania, a Topolinia, a Paperinia, insomma lì c'erano le elezioni e quindi bisognava dire guardate, li lasciamo lì, noi proteggiamo il nord, li rimandiamo indietro da lì, non era vero, non si poteva fare di rimandarli indietro da lì, come non si può fare ancora tuttora, eppure abbiamo sentito affermare pochi giorni fa che se ne possono rimandare a casa 600.000 come nulla fosse. Se invece di concentrarsi in questo ci si concentrasse nella costruzione di una rete diffusa di accoglienza e solidarietà, questi numeri, come allora 25.000 persone in Italia non se ne sarebbe accorto nessuno, figuriamoci in Europa chi si sarebbe accorto che c'erano 25.000 tunisini in più, non se ne sarebbe accorto nessuno. Ma ecco, i vivi bisogna trattarli così nella retorica dell'invasione, nella narrazione che si è fatta delle migrazioni forzate del nostro tempo, e quindi mostrarli, farli vedere. I morti invece bisogna lasciarli sott'acqua, invisibili, senza nome, meno se ne parla meglio è. Vi faccio vedere questa diapositiva, è uno studio assolutamente attendibile fatto sulla base di dati dell'UNHCR, quindi delle Nazioni Unite, che dimostra che solo negli ultimi 3 anni si sono contati 15.000 morti. Contare 15.000 morti, sapete che vuol dire? Sapete contare i morti di cui abbiamo avuto notizia. Come ne abbiamo avuto notizia? Attraverso i recuperi dei cadaveri, ma il mare non restituisce mai tutti i corpi che inghiotte, attraverso i racconti dei superstiti, che non sono mai comunque certi del numero delle persone che sono a bordo, tranne quando sui gommoni, i gommoni ne possono contenere al massimo 120, cioè il 121esimo cade a mare, quindi massimo sono 120. E ancora lì è un numero che pure loro possono padroneggiare, ma nei barconi in cui sono 500, 600, 700, il numero preciso non si sa mai, nessuno lo sa mai. Quindi questa conta è una conta assolutamente sottodimensionata rispetto alle reali dimensioni del genocidio in atto. E questa diapositiva ve la mostro perché vi voglio fare la domanda: se in questi ultimi 3 anni sono morte in media 5.000 persone l'anno, pensate bene, è come se ogni anno fosse sparita una comunità come quella della mia isola, uno dei piccoli comuni della nostra bellissima Italia, è come se fosse sparita una comunità l'anno nella assoluta indifferenza generale. Quanti negli anni precedenti al 2013, perché poi ora è di questo che vi voglio parlare, quando sforo me lo dite perché non ho, abbiamo già, ok, quanti ne sono morti già prima? Cosa successe il 3 ottobre? Questa famosa strage di Lampedusa è famosa non perché fu il più grande naufragio del Mediterraneo, no, ce n'erano stati di più grandi prima, ce ne sono stati di più grandi dopo, quello dell'aprile 2015, quando la stima che si fa è di 700 o forse 900 persone affondate in un unico barcone. È quella che ha rotto l'indifferenza perché ha fatto vedere i morti, è l'unico naufragio avvenuto così vicino alla costa, a mezzo miglio dalle coste di Lampedusa, da consentire il recupero di quasi tutti i corpi, non di tutti, perché i morti sono 368 e i corpi sono recuperati sono invece 366. E abbiamo lottato per mostrarle al mondo, perché non è che è stato facile. Quel
il recupero dei corpi durò diversi giorni. E i corpi venivano portati sulla banchina, allineati sul molo Favaloro. Questo è il molo dove poi il Papa ha voluto sbarcare nel suo viaggio a Lampedusa. E in questo sacco che si piega, non è perché è vuoto, è perché dentro c'è un neonato di 3 mesi. Era, non avevamo sacchetti piccoli, era così piccolo e il sacco era troppo grande. E questo è l'hangar dove, con una decisione, quando si è capito che i morti erano tantissimi, non più quelli che mi avevano consegnato man mano durante i mesi precedenti, abbiamo dovuto svuotare l'hangar degli elicotteri e cominciare a depositarli lì. Non erano ancora arrivate le bare, quindi venivano messi a terra. Avvenivano anche durante la notte il recupero dei corpi. E questo è l'ultimo cadavere rinvenuto, fu spiaggiato su una spiaggia. E questo è il centro d'accoglienza nelle condizioni in cui era in quei giorni, nelle condizioni in cui sono stati accolti i superstiti di quel naufragio. Questi sono gli spazi esterni, perché era così pieno che quelli in più avevano occupato gli spazi esterni e si erano organizzati alla meno peggio. E lì dentro abbiamo costretto Letta e Barroso ad entrare, a mostrare. Questi sono i materassi che dovevano essere buttati via, che invece, con cui loro invece costruivano come delle cucce, no? Come delle cucce per cani, ma quelle, le cucce per cani sono molto più comode, quelle che... questa foto mi piace molto da mostrare, perché segna il prima e il dopo, come questa qui e questa qui. Che cosa è cambiato da allora? Ma quasi nulla, poi si è ritornato indietro. È un po' come la foto di Ayan, no? Tutti a piangere perché si è scoperto che i bambini siriani che muoiono possono avere 3 anni, la maglietta rossa proprio come i nostri, la pelle bianca proprio come i nostri. Però poi si rimuove di nuovo e si ritorna indietro. Però questo inginocchiarsi davanti alle bare per me è il riconoscimento di una colpa. È avere, dichiarato che non sono vittime del mare, che sono vittime delle nostre leggi, delle nostre politiche, che tutti ne siamo responsabili, che dunque ora nessuno è più, ha più l'alibi di non sapere, di non avere saputo niente. E la memoria, abbiamo subito cominciato a ricordare ogni 3 ottobre, ogni anno, le manifestazioni, fino ad ottenere che la giornata della memoria sia la giornata nazionale della memoria. E sono stata troppo prolissa e non, però ecco, vado avanti velocemente mentre vi dico le ultime cose che volevo dirvi. Questi sono tutti bambini orfanelli che arrivano, eccetera. Non so se, specialmente tagliando l'intervento, se sono riuscita a trasmettere, tutto ciò che in quell'isola i miei concittadini hanno imparato dall'esperienza del soccorso, del dolore, dalla contabilità dei morti, dalla prostrazione, dal lutto, ma anche da questi vagiti di vita che però venivano a rincuorarci. Non so neppure se sono riuscita a spiegare se la mia specificità femminile ha influito in qualche modo, ha potuto incidere nelle vittorie o nelle sconfitte. So che questo meglio di me può dirvelo la scrittrice nigeriana dal nome impronunciabile Chimamanda Ngozi Adichie, quando nel suo celebre discorso sul femminismo lei dice: la cultura non fa le persone, sono le persone che fanno la cultura. Se è vero che la piena umanità delle donne, lei dice,
non fa ancora parte della nostra cultura, allora possiamo e dobbiamo fare in modo che lo diventi. L'umanità piena delle donne è quella di qualunque altro essere umano. E quando noi lottiamo per affermare la nostra piena umanità, lottiamo per affermare la loro piena umanità. E quello che ho cercato di fare in quel microcosmo, mentre intanto accadeva di tutto, l'isola si riempiva di rifiuti perché nei turbini scioperavano, arrivava la falsa busta di trace che però ci costringeva di chiudere il comune, le minacce di morte, gli incendi dolosi alle scuole. E mentre dovevamo occuparci di questo, continuavamo però a tessere reti, ad aprire biblioteche, ad aprire musei, a fare musica, a fare campi di volontariato, a fare gli orti urbani, a fare volontariato, a ristrutturare le scuole bruciate, a inaugurare il campo di calcio dove il Papa aveva celebrato la messa, ad aprire il museo dove abbiamo messo gli oggetti dei morti insieme al Caravaggio, insieme alle opere che sono arrivate da tutti i musei del Mediterraneo, perché quello che è necessario che noi facciamo lì dove siamo in quel momento è che non si dimentichi, che rimangano le tracce di quello che fai, perché poi appunto le amministrazioni passano, tutti moriamo, tutti passiamo, gli oggetti dei morti, ma dobbiamo fare in modo di togliere gli alibi a chiunque in questo momento si renda, anche solo col silenzio, anche solo con l'inazione, complice di quello che continua ad avvenire sotto gli occhi di tutti. Vi chiedo scusa se sono stata lunga.